Una banca del territorio, la BCC di Roma, l'unica vera banca territoriale rimasta all'Aquila dopo il terremoto. Una banca in crescita, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che ha nell'Abruzzo il suo pilastro fondamentale, che va in controtendenza rispetto alla crisi dell'economia italiana. Un istituto di credito radicato sul territorio, ma in modo fattivo, tant'è che la BCC sta restaurando con propri finanziamenti la casa di tutti gli aquilani, Palazzo Margherita, sede del Comune, i cui lavori stanno procedendo. Il sindaco Pierluigi Biondi, infatti, proprio in virtù di questo forte legame, ha voluto portare il suo saluto a Villa Giulia, all'assemblea dei soci. La ristrutturazione della casa comunale, quindi della casa di tutti i cittadini, prosegue incessantemente, anzi devo dire che grazie al lavoro di restauro si stanno scoprendo delle cose, delle preesistenze all'interno di Palazzo Margherita molto interessanti, che sono stati già oggetto di indagini e di reportage televisivi, e contiamo nella primavera dell'anno prossimo, leggermente in ritardo sui tempi proprio per questi imprevisti, di poter riaprire Palazzo Margherita. Grazie ad un'organizzazione capillare, all'accantonamento degli utili di bilancio e agli investimenti realizzati sul territorio, la banca è cresciuta, aprendo poi sedi in tutta Italia. L'Aquilano però resta il punto di partenza. L'istituto di credito sostiene le attività cittadine, lo sport, la cultura e progetti importanti, come afferma il presidente del comitato territoriale Lorenzo Santille, Trade Union con la città. Hanno il senso di sostenere la possibilità che ci siano posti dove la socialità di cui ti abbiamo bisogno, ma ne ha bisogno tutto il territorio, non è soltanto questa città. Credo che questo sia l'esempio che più ci entusiasma rispetto alle attività che facciamo comitato, non è dover distribuire delle risorse, è che queste risorse abbiano un'utilità e anche uno spirito di educazione ad una cultura dello stare insieme e di voler vivere insieme. La BCC è sul territorio veramente, conosce i problemi della gente e il segreto è guardare a questi anche con una certa umanità. Il contatto diretto, secondo il capo area Abruzzo Gianluca Liberati, è l'arma vincente. Per il presidente della BCC, Francesco Liberati, la banca in 60 anni è riuscita a creare un patrimonio importante che salvaguarda così tutte le attività poste in essere dall'istituto di credito. La vicinanza con la gente, guardarla negli occhi, ascoltarla, comunque vivere il territorio, stare a fianco a loro, capire i problemi, anche con umanità. Venivo a prendere mia moglie che frequentava l'università e già da allora io avevo pensato di aprire uno sportello in questa splendida città e lo abbiamo aperto dopo tanti anni. È una provincia questa che sta nel nostro cuore, nel mio cuore, io sono di questa provincia e cerchiamo di fare il più possibile gli interessi di questa provincia per farla crescere.